Si intensificheranno i controlli sulla raccolta differenziata a San Valentino Toro. Negli ultimi tempi si è registrato un calo nella differenziazione dei rifiuti da parte dei cittadini, a fronte di un ottimo risultato raggiunto invece negli anni scorsi. È per questo che l'amministrazione comunale invita gli utenti a prestare maggiore cura ed attenzione nel conferimento dei rifiuti e nella differenziazione degli stessi. Sarà la Polizia Municipale a coordinare l'attività di controllo, elevando eventuali contravvenzioni in caso di mancato rispetto delle regole. A confermarlo è l'assessore all'ambiente del comune di San Valentino Torio, Lina Garofalo, che anticipa la decisione di avviare attività per multare i trasgressori della raccolta differenziata. Negli ultimi anni il comune di San Valentino Torio ha raggiunto buoni risultati nella percentuale di raccolta differenziata. Risultati che ci ha permesso diversi anni di contenere la tariffa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e in alcuni casi addirittura ridurre la tariffa. Obiettivo che abbiamo raggiunto con la collaborazione di tutti i dipendenti della San Valentino Servizi, ma soprattutto con la collaborazione della stragrande maggioranza dei cittadini di questa comunità. Da qualche settimana abbiamo verificato però che c'è un sostanziale aumento della frazione indifferenziata. Dobbiamo tutti quanti insieme fermare questa pessima abitudine che rappresenta un carico sulle casse comunali e pertanto alle tasche, un carico alle tasche dei cittadini. Quindi con il sindaco e il comandante della Polizia Municipale abbiamo convenuto di intensificare i controlli sulla frazione indifferenziata e non esiteremo a multare chi non rispetta il regolamento comunale. Dobbiamo fare tutto questo per l'ambiente, dobbiamo fare tutto questo per la nostra comunità.